Bella a tutti, ragazzi, bentornati in questo nuovo video QG Campagna. Siamo qui, mi vedete un po' scosso, diciamo, perché non sono al meglio delle condizioni psicologiche e mentali, però siamo sempre cari, sempre online, per il titolo di più che ogni settimana non può mancare. Settimana scorsa sono riuscito a vincere, a spurgarla, a scrozzarla contro Giorgio 1-0, vittoria più brutta della storia del tiro di più, che non è molto prolungata, però la vittoria più lunga, diciamo, di questa striscia di episodi, tra virgolette. Veramente pessima, io ho vinto grazie alla vittoria della Roma sul Genoa, aveva detto X, io ho detto 1. Che sembrava una cosa strana all'epoca, visto che la Roma non era in formissima. Però adesso ne ho una proprio piccante sulla Roma. Quindi la Roma, che non è ancora in formissima, col Genoa ha vinto a fatica, anzi meritava addirittura secondo me di pareggiare, se non di, no, beh, di perdere no, però di pareggiare sicuramente. Vi dirò di più, contro la Juve, sempre più prima in campionato, sempre più dominante, sempre più vincente, sempre più inarrestabile nella sua corsa verso il scudetto che sembra praticamente già assegnato. Ma vi dirò di più: Juventus Roma X, ma non lo so. Ci provo, cioè non succederà. C'è di molto difficile visto che la condizione delle due squadre completamente differente. Però tentarono a nuoce, quindi X. Poi passiamo subito alla partita 12:30. Ho fatto un po' a salterello senza alcuna logica. Lazio-Cagliari, vi dirò di più. La Lazio che non vince da tanto tempo, ha bisogno per forza di questi 3 punti. Adesso vi dirò di più, li troverà 2-1, risultato fisso. Vi dirò di più, 2-1 per la Perdonatemi il francesismo. 2-1 per la Lazio contro il Cagliari. E poi adesso passiamo alla nota dolente della giornata, il Milan. Veramente sono molto, ma molto preoccupato. E vabbè, a parte incazzato per la situazione di queste ultime partite del Milan, terrificanti, e per un po' di dissidi che ho con il povero Gattuso. Però, oltre che con la squadra in generale, con i giocatori, però sono molto preoccupato per la partita di domani. Perché ho paura ci possa essere l'ennesimo risultato negativo di questo inizio di stagione, di questo ultimo periodo soprattutto, perché la stagione era iniziata proprio malissimo. Però non lo so, ci provo, tanto che dobbiamo fare. Speriamo. Vi dirò di più. Milan-Fiorentina 1, che è tutt'altro che scontata. Anzi, la vedo male, però ci voglio provare. Così mi va, mi chiura, come si dice qua. Comunque, passiamo a Genoa-Atalanta. Genoa-Atalanta è una partita ostica, una partita che secondo me sarà anche una bella partita. L'Atalanta è in formissima, il Genoa ha avuto un cambio di allenatore che ha portato un po' a qualche miglioramento che si è visto, nonostante non abbia avuto risultati neanche contro la Roma, che però merita. Quindi vi dirò di più: Genoa-Atalanta 2-2 fisso, perché l'Atalanta è troppo in forma e la vedo veramente carica. 2 fisso. E poi passiamo all'ultima partita di giornata, che è proprio, diciamo che visto che ne ho giocate alcune molto difficili, alcune così, risultati esatti, queste cose qua. Passiamo con una abbastanza facile sulla carta. Chievo-Inter, vi dirò di più, 2 fisso. L'Inter non fermerà la sua corsa, non si arresterà e porterà a casa altri 3 punti col pelotone Spalletti. Fatemi sapere se pensate, like al video, iscrivetevi al canale. Ah, domani arriverà il video di Giorgio del tiro di più con la penitenza. Bella raga!